Chuck 2. Buongiorno. Oggi è un'introduzione un po' particolare perché siamo sulla corriera, la linea 66 che dalla stazione di Massa arriva a Pian della Fiopa nel weekend e vi porteremo a conoscere un rifugista. La linea 66 arriva normalmente da Massa Antona, però nel weekend il comune di Massa dall'estate del 2021 ha deciso di prolungarla. È un'idea sicuramente molto apprezzabile perché partendo dalla stazione di Massa permette anche a chi arriva da fuori di organizzare delle giornate, una giornata o addirittura una vacanza a impatto ambientale bassissimo. Che arrivando in treno a Massa si può prendere la corriera per arrivare direttamente a Pian della Fiopa, farsi un giro lì nei dintorni e poi magari pernottare al rifugio città di Massa, che oggi vi faremo vedere, e poi nei giorni dopo organizzare altre escursioni sempre lì nei sentieri di Pian della Fiopa, che sono un po' le porte delle Alpi Apuane, come vi avevamo già raccontato. Per me che soffro il mal di macchina, questo viaggio è stato estenuante, però ormai siamo arrivati. Grazie, arrivederci. Siamo appena scesi dalla corriera e siamo arrivati al capolinea, che è anche il capolinea della strada. Purtroppo sì. Anche il capolinea della strada. E adesso saliamo al rifugio città di Massa, però prima ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare il campanaccio. Anche perché ora qui a Pian della Fiopa noi un contenuto l'abbiamo già fatto, io non lo dico, perché se non siete ancora iscritti dovete andare a cercarlo, poi attivare il campanaccio, almeno lo sapete. E poi tra l'altro Mauro ha detto che per ogni iscritto che arriverà da questo video... Non è vero! Sì, un chilometro di corsa, l'hai detto. Un chilometro di corsa per ogni iscritto. L'ho detto, ma minimamente. Rec. Aspetta, però devo far vedere lo sponsor del mio parrucchiere. Oh, non ci pagano, eh? Me l'ha regalata ieri. Eccoci con Nicola Tavoni del rifugio città di Massa. È un ragazzo come noi che ha intrapreso la vita da rifugista e oggi vogliamo un po' parlare con te appunto di cos'è questa scelta che hai fatto. Noi abbiamo già parlato appunto col tuo babbo Mauro Tavoni a rifugio proprio al puntato. Andate a vedere il video, magari date un'occhiata nel canale, spulciate purtroppo. come dico sempre a tutti, per me è stato abbastanza facile intraprendere questa vita perché mamma rifugista, babbo rifugista, nato in mezzo ai rifugi, sicuramente ci sono nato di indole e appena finita la scuola c'è stata l'occasione di prendere in gestione questo rifugio. Altre aspirazioni non avevo se non questa, e quindi è ora 9 anni che lo gestisci. Quindi non hai mai avuto neanche... Non c'è stato un momento in cui hai detto ma rifaccio altro? Cioè... Tante volte ho provato a pensare se non fossi nato in mezzo ai rifugi, in mezzo a montagna, cioè cosa ti piacerebbe fare se non questo? E sinceramente... Oltre a una timida idea di fare insegnante di educazione fisica, perché a scuola gli unici non facevano mai nulla, no, però mi piaceva, no, però oltre a quello che mi sarebbe piaciuto, ma in generale un po' l'insegnante, sono sincero, però ecco, l'unica veramente passione o comunque senso di star bene me l'ha sempre dato la montagna, sì, e questa vita qui. Quindi tu dicevi prima a telecamere spente che è più facile intraprendere questa vita, fare questa scelta adesso rispetto a quando l'ha fatta tuo babbo quasi 40 anni fa ormai. Allora sì, io pensavo il contrario sinceramente. Forse una volta era più facile staccarsi, diciamo. Sì, ora no, è più facile da un punto di vista, nel senso quando mio babbo ha preso e è andato a stare lassù in un posto dove ci arrivi solo dopo un'ora a piedi e tutto un po', non c'erano i cellulari, c'era niente, non c'era internet, cioè andavi su lasciando i genitori, e eri fuori dal mondo, avevano tue notizie quando tornavi giù. Sì. Ora sono qui collegato con i miei amici dalla mattina alla sera, certo. Televisione, internet, tutti i comfort, non devi fare una scelta estrema che io dico sempre a tutti, io faccio la vita
di tutti noi, certo, di voi, in 20 minuti sono a Massa, certo, con i miei amici, vado a giocare a pallone. Detto questo, è sicuramente una scelta particolare rispetto, certo, alla media, passo tanti giorni da solo, soprattutto il periodo invernale quando non ci sono ospiti, se non ti piace, no, non, chiaro, lo fai, non lo anzi, fai. Però ecco, io mi trovo molto meglio da solo col cane a guardare un tramonto che in un bar con 100 sì, persone a bere uno spritz. Tu qui hai detto 9 anni che avete in gestione questa struttura, che è una struttura molto più simile magari a un albergo, ostello, via, non via di mezzo, rispetto che proprio un rifugio, perché negli anni 60 quando l'hanno costruito poi il cemento imperversava, più era la prima attrazione turistica montana per la popolazione, sì, di Massa. E quindi hanno tirato su questo casermone, come lo chiamo io, che però alla fine, essendo così grosso, non è nemmeno bruttissimo esteticamente. È un po' poi difficile da gestire, da pulire, da sistemare, da riscaldare, esatto, l'inverno. Quella forse è la sua pecca più grossa. Tutta questa zona non è ai livelli che era negli anni 60-70, sì, quando venivano pullman di certo, turisti. Un po' di progetti che state portando avanti anche voi personalmente, come vari operatori turistici, sì, cioè qui vicino c'è l'orto botanico. Pian della Fioba in generale, noi, l'orto botanico, il rifugio, siamo tutti un po' cresciuti tutti insieme, nel senso che eravamo tutti ragazzi molto giovani, io avevo 18 anni, la Martina 20, Andrea ne aveva 22. Cioè, con l'esperienza e tutto, e il luogo sta riprendendo a avere un po' la pill del passato. E abbiamo fatto in questi anni, abbiamo sempre fatto più collaborazioni, più eventi, ora è diventata una cosa fissa l'estate, le cene con la lucciolata, poi le cene in terrazza col tramonto all'orto botanico, le escursioni notturne, le escursioni, quest'anno abbiamo risistemato tutto il sentiero d'Antona Redicesi che viene qua per offrire una rete sentieristica un po' più ampia. Piano piano noi cresciamo, certo, il turismo sta un po' crescendo, ora già l'anno scorso il comune ha messo questa navetta che porta su... La corriera che viene fino a settimana. Fa piacere, perché vuol dire che se poi pian piano anche il comune si interessa la zona, credo che stiamo facendo un buon lavoro. Chiaro. Poi si può sempre migliorare. Certamente. Piano piano spero che il nostro territorio torni a essere valorizzato e a funzionare come era una volta e come è nelle sue potenzialità, quindi dobbiamo puntarci molto. La struttura invece, quante persone ci stanno? Perché la vedi, dici, è enorme. E qui dentro lo ho. No, se pensi che in molti rifugi sulla Puane, che sono un quarto di questo, ci metti a dormire le stesse persone che metti a dormire qui. Qui non ci sono le camerate, sono tutte camerette separate, mm-hmm, e quindi diciamo perdi un po' di posti, hai un servizio più confortevole. E, però ecco, i posti sono 30 posti letto a dormire. Mentre a mangiare fino a un'ottantina. Ora, tanto torneremo, lo sai. Ti daremo tormento. Volentieri. Visto che c'è la seconda, esatto, volta. Chuck 2, dovevamo farlo. Sì, la seconda sofferenza. Vabbè, salutiamo Nicola e noi ci vedremo alla prossima e forse anche con voi. Adesso, dopo questa bella chiacchierata con Nicola, ci facciamo un giro qua attorno per l'anello della dolina. In pochi minuti siamo già a metà del percorso, ci siamo fermati un attimo su queste belle panche di legno. Panche. Tronchi. Tronchi di legno. però vale la pena dire che questo anellino che gira attorno al rifugio, vabbè, è molto semplice, molto corto, sì, cioè si tratta proprio di... per famiglie. Esatto, per famiglie. Perfetto per sentiero per famiglie. Perciò appunto una bella escursione da fare. Prendi la corriera, come abbiamo fatto noi, vieni su al rifugio Città di Massa, ti puoi fare anche il pranzetto al rifugio, sì, Città di Massa. Sì, una bella merenda. Vabbè, la merenda. E anellino intorno. Super vista, Monti dopo mare. Vi facciamo vedere e poi dopo niente. E poi torni con la corriera. La corriera, come faremo noi dopo, e torni. Impatto basso. E risultato molto alto invece.
una leggermente vista a 360 gradi con questa ripresa da mal di mare, vero Nick? Ma io volevo chiedervi, no? Ma secondo voi quanto è bella la tambura da 1 a infinito? Dove 1 è infinito, infinito, infinito. Mi è mandato in confusione. I know I got this. Just watch me do this. I know I got this. I know I got this. I'll just watch me do this. I know I got this. Just watch me do this. Ci siamo accorti solo ora che mancano tipo 5 minuti e dobbiamo tre minuti e dobbiamo prendere la sita per tornare a casa. Via le corsa. L'anello l'abbiamo fatto, l'amaca l'abbiamo attaccata, però ci siamo addormentati sopra l'amaca. Meglio che corriamo adesso. Ah, Nick è scappata la corriera, ci ha lasciato a piedi. Abbiamo perso la corriera. Oddio che bello. Va bene, quindi non ci meritiamo neanche che si iscrivano al canale a questo punto. No, iscrivetevi lo stesso che magari ci svegliamo un attimo. E poi perché Mauro fa un chilometro di corsa. No, la faccio. Te lo meriti dopo oggi. Ah, io? Cioè, no, io? Scusa. Vabbè, perché noi ce la prendiamo. Ma perché la montagna va presa con calma. Con calma, le cose si fanno. Comunque con voi calma. Fate... Prima di venire su guardate bene gli orari, tenete l'orologio sotto occhio. Perché comunque è una bella, cioè è bella venire in corriera. È brutto perdere. Forse sì. Vabbè, ora in qualche modo torniamo a casa. E sì. Penso che il video comunque finisca qua. Ma magari potete trovare qualche contenuto su come torniamo a casa sui social. Potrebbe essere cliccate in descrizione, c'è cioè Instagram, Facebook, TikTok. Magari potete trovare noi che siamo ancora dispersi qui a Pian della Fioba. Anche Massio no, Pian della Fioba Massa abbiamo visto. Ma si fa due presto, rette ci siamo, ma un po' al buio. Andiamo a piedi. Chiama un po' Fabio Grosso che guida la fine. Ciao, alla prossima.